bentornati in questo nuovo video. Oggi vi parlerò di tinte labbra. Voglio parlare delle mie 5 tinte labbra preferite di sempre. Ne ho testate tantissime e piano piano sono riuscita a trovare 5 tinte labbra che mi soddisfino in quanto colorazioni, durata e prestazione generale. Non vedo l'ora di farvele scoprire, vi annuncio già da subito che alcune di queste secondo me sono veramente veramente indelebili. Non vi parlo dei rossetti perché ho trovato anche dei rossetti tinte, soprattutto uno che secondo me ha la stessa identica durata delle tinte labbra, ma voglio prendermi tutte le colorazioni di modo da farvi un video più dettagliato proprio su quel singolo prodotto. Le prime tinte labbra di cui vado a parlarvi, anche perché ne ho indosso una di quelle che mi sono portata qui per farvi vedere, sono le tinte labbra della Jeffree Star. Jeffree Star è il marchio che ha creato uno youtuber e cantante e makeup artist, Jeffree Star, che penso ormai conoscerete tutte insieme alle loro tinte. Ne ho acquistata una al Cosmoprof, la prima che acquistai, che è Celebrity Skin. Questa qui è la mia preferita in assoluto, è uno dei nude più belli che io abbia nella mia collezione makeup. E poi adesso quella che ho sulle labbra ora è Dirty Money. La cosa che mi piace di più di queste tinte è la leggerezza, sono super confortevoli sulle labbra, l'applicatore è fantastico. Il prezzo è la cosa che un po' mi infastidisce di queste tinte, perché non mi permette di averle già tutte quante, e anche la reperibilità. Vi parlo un po' di questi due problemi di queste tinte. Praticamente il prezzo è abbastanza altino, si aggira sui 20 euro praticamente, e la reperibilità è un po' complicata perché in Italia non ci sono dei rivenditori ufficiali. Si può ordinare online, ma c'è sempre il rischio della dogana, essendo tutti i siti, almeno che ho trovato, affidabili americani. Vi lascio giù nell'info box il link del sito dal quale abbiamo acquistato io e Leonora, perché non abbiamo avuto problemi di dogana. Ovviamente tra le spedizioni e i prodotti abbiamo speso un bel po', ma ci siamo trovate bene per quanto riguarda spedizioni. Il pacchetto è arrivato super imballato bene, stracarina anche la presentazione e i prodotti fantastici, quindi quel sito ve lo straconsiglio. Non è una collaborazione, abbiamo acquistato con i nostri soldi, abbiamo scoperto questo sito tramite Instagram, YouTube, insomma vari social network, e ci siamo trovate bene, quindi io sinceramente ve lo straconsiglio ed è per questo che ve lo lascio giù nell'info box. Per quanto riguarda le tinte labbra invece, sono fantastiche, fantastiche. Io spero davvero tanto che Jeffree inizi a spedire in Italia o comunque che apra un rivenditore italiano, perché cioè sono veramente veramente belle. Vorrei provare la palette, vorrei provare gli illuminanti. Jeffree sta uscendo con un sacco di prodotti che mi interessano, anche perché con le tinte mi sono trovata stra bene. Con queste ci mangio, bevo tranquillamente e rimangono al posto loro. Quando le metto non le devo praticamente mai ripassare, quindi sono tra le mie tinte labbra preferite. Passiamo alla mia seconda tinta labbra preferita, che è questa qui, la Soft Matte Lip Cream. Ne ho tantissime, vi faccio vedere questa che avevo ieri, quindi ce l'avevo a portata di mano, ed è la numero 23 Berlin. Mi piace da morire, questo è uno dei miei colori preferiti. L'applicatore è come quello dei gloss, un po' meno ricurvo di quello di Jeffree, quindi leggermente più classico. Il profumo di queste è fantastico, sono stra zuccherate dolci. Oh, poi io adoro i profumi dolci, capirai, cioè io sono proprio tipo ad asciugarli a acquolina. Queste tinte labbra sono un po' particolari perché quando le stendete sono molto lucide, cremose, infatti non seccano, sono quelle forse più confortevoli sulle labbra. Secondo me questa è una delle caratteristiche principali di queste tinte labbra, ossia il fatto che siano molto molto morbide. Trovo che altre tinte NYX abbiano una durata leggermente superiore, ma anche queste, cioè vi dico, io questo colore specifico ieri l'ho messo la mattina presto quando mi sono preparata per andare al lavoro. Ho lavorato fino alle 8:30 di sera, poi sono andata a mangiare la pizza e una volta mangiata la pizza l'avevo ancora non perfetta, perché al centro delle labbra se n'era un po' andata. Comunque ragazze, cioè per averla tenuta su tipo 12 ore è stata fantastica. Sia questa che i colori, soprattutto nude, mi piacciono da impazzire. C'è un nude che purtroppo non ho portata di mano e devo ricercarlo un attimino perché sarà nascosto in qualche borsa, che è uno dei miei preferiti. Assolutamente con quello sto tranquilla, me lo metto, è tipo un My Lips But Better.
Mi piace moltissimo. Il costo è sui 7,70 euro. Dipende se li comprate in negozio o da qualche rivenditore. Noi in negozio li facciamo a 7,70 euro, proprio il prezzo standard di NYX. Sono comode anche da portare in borsetta. Il packaging è molto, molto sleek, diciamo. E mi raccomando, quando andate in negozio fate attenzione a leggere Soft Matte Lip Cream, perché ci sono dei gloss che hanno il tappino lucido non opaco, che sono molto simili, ma appunto sono gloss, non si vanno a mattificare. Questi sì, ci mettono un po' ma si mattificano e sono fantastiche. Altro punto a favore secondo me sono le colorazioni, perché ce ne sono talmente tante che proprio qualsiasi colore cercate sicuramente lo trovate. Passiamo alla mia terza tinta labbra preferita. Io ne ho due, ne ho potute provare due grazie a Machillalia, e sto parlando delle tinte labbra della Model's Own. Ve ne ho già parlato ampiamente su un video, ne vale la pena, ve lo lascio giù nell'info box e qui nella barra informazioni. E sono queste qui. La 03 Coral Fresh è quella che vi sto mostrando in questo momento. A parte il packaging, che secondo me è troppo carino, un po' diverso dai soliti, ma poi le tinte sono fantastiche. Hanno un sapore nettamente diverso da quello delle soft matte, ad esempio, perché questo è super mentoso. Sono tutte molto fresche, quando le mettete sanno proprio di mentolo. E a me non dispiace, ci sono persone che odiano sia l'odore dolce che quello super fresco della menta. A me piacciono entrambe, quindi mi ci sono trovata strabene. Trovo anche queste che siano tra le tinte migliori che io abbia mai provato. E il fatto che io le abbia già messe in questo video, nonostante le abbia da nemmeno un mesetto, vi fa capire quanto io mi sia innamorata di queste due. La viola forse è il colore che mi piace un po' di più, anche perché è più particolare. Comunque, se volete sapere una recensione un po' più dettagliata, una prima impressione un po' più dettagliata su queste tinte, vi rimando a quel video di cui vi parlavo, ne vale la pena. In questo vi dico semplicemente che dovete provarle, le vendono sul sito Machillalia, anche quello lo trovate giù nell'info box. Sono delle tinte labbra fantastiche, non se ne vanno con niente anche queste, come le prossime che vi mostrerò, perché secondo me sono tipo scandalose. Anche lo swatch che vi fate sulla mano, ad esempio, non se ne va mai e io ne so qualcosa. Però concentriamoci su questa in questo momento, è fantastica. Voglio assolutamente provare le altre colorazioni, ce ne sono alcune più naturali, alcune molto molto scure. Sinceramente sono tentata a provare quelle lì. Diciamo che il mio periodo nude è messo un po' in pausa, come potrete notare dal rossetto che ho oggi. Sono più per i colori un po' scuri o particolari. Il prezzo di queste purtroppo non lo ricordo, però sul sito lo potete andare a controllare. Passiamo alle indelebili praticamente, e sto parlando delle NYX Lip Lingerie. Le conoscerete tutte quante perché su internet sono famosissime, anch'io ne ho parlato già più di una volta. Quelle che vi faccio vedere ora sono la 01 e la 09, ma non sono le mie due preferite, perché le mie due preferite in assoluto sono la 4 e la 8. Ragazze, dovete andarle a provare in negozio perché sono dei nude bellissimi, mi piacciono tantissimo. In generale anche queste mi fanno impazzire, sono un po' più particolari perché hanno all'interno una buona componente di grigio. Sono quelle colorazioni un po' Kylie Jenner che vanno adesso, ma non super naturali, appunto per questa componente grigia. La collezione Lip Lingerie è tutta concentrata sui toni neutri o comunque nude, infatti non troverete dei viola, dei rossi accesi, o comunque per adesso sono tutti i toni nude. Ve le straconsiglio, io vi dico soltanto che quando le swatcho sulle mani per farle vedere alle clienti in negozio, cioè non, per 3 giorni sto ancora con tutti i disegnini sulle mani, perché non se ne vanno con niente. Se provate a struccarle con l'acqua e il sapone non se ne vanno, vi serve il bifasico. Quindi potete stare assolutamente tranquilli che mangiando, bevendo, anche baciando, vi restano sulle labbra perfette. Il costo di queste è 8,80 euro. Se non le avete mai provate, io vi consiglio assolutamente di farlo. I colori un po' più naturali, diciamo, sono l'8 e la 4, come vi dicevo prima, sono anche le mie preferite, perché le potete mettere con tutte. Una è leggermente più rosata, l'altra è leggermente più aranciata. Mi piace tantissimo anche la 12,
è un rosso un po' particolare. So che tutte voi amate la 02 perché infatti il negozio in questo momento è terminata, ma sta tornando, quindi se volete passare a trovarmi e provare qualche prodottino NYX io sarei molto felice. E colgo quest'attimo, dato che ne stiamo parlando, per ringraziare tutte le 3000 ragazze che vengono ogni giorno a salutarmi, perché a me fa troppo piacere. È strano perché il posto di lavoro è un po' come una seconda casa, per chi lavora lo sa appunto, passate lì molte ore della vostra vita e il fatto di incontrarvi al lavoro è un po' come farvi entrare nella mia vita privata, perché appunto il mio lavoro è la mia vita di tutti i giorni e mi fa troppo troppo piacere, quindi veramente grazie. Io mi ricordo tutte quante voi che passate, mi piace tantissimo chiacchierare, farci una foto, insomma, divertirci un pochino anche in una situazione, diciamo, che per me è quotidiana, quindi grazie ragazze. Passiamo adesso all'ultima tinta labbra e poi vi lascio andare via. Sto parlando delle tinte labbra di Wycon, le Long Lasting Liquid Lipstick. Quella che più mi piace è la 35 e la 28. Adesso la 35 ed è proprio un nude super naturale. È proprio un My Lips But Better, ma ancora più naturale di quelli che porta Kylie, proprio un color labbra. Mi piace da impazzire, ve le straconsiglio tutte quante. Anche Wycon ha tantissime colorazioni, poi come sapete anch'io ho lavorato lì, quindi ho potuto provarle un po' tutte quante. Le colorazioni un po' più particolari, tipo la blu, la viola, senza la matita sotto, tendono a durare un po' di meno rispetto alle altre, hanno proprio una formulazione completamente diversa. Ma se dovessi darvi un consiglio, proprio le mie top che rientrano in questo video sono tutte le colorazioni naturali o comunque i rossi, i violetti, non quelle 3-4 colorazioni un po' più particolari che diciamo mi piacciono tanto, ma non come queste qui. Il prezzo di queste è 6,90€, quindi molto basso, penso siano quelle che costano di meno. La cosa che mi piace di queste tinte Wycon è sicuramente la leggerezza, perché non si sentono per niente sulle labbra, non danno fastidio, non creano pieghettine sul labbro anche senza primer sotto, quindi secondo me sono delle tinte molto valide. Adesso scappo, vi lascio andare, trovate tutte le informazioni, tutti i nomi delle tinte, i numeri delle mie preferite giù nell'info box. Vi mando un grosso bacione, fatemi sapere se voi avete provato altre tinte labbra che vi sono piaciute e che io non ho inserito in questo video, o se avete già provato quelle che vi ho mostrato e insomma fatemi sapere un po' le vostre opinioni a riguardo. Un bacione ragazze, I love you so much!